Buonasera, buonasera e ben ritrovati con Polis, il nostro magazine d'approfondimento politico. Siamo in onda il martedì alle 21.15 sulla QTV, canale 12 del Digitale Terrestre in Abruzzo e Molise e per chi ci seguisse in streaming al portale acubox.tv. Continua velocemente oramai la nostra marcia d'avvicinamento alle elezioni comunali all'Aquila del prossimo 12 di giugno. Da qualche settimana ogni martedì ospitiamo un rappresentante della coalizione di centrodestra, uno della coalizione di centrosinistra e l'altro della coalizione centrista, l'abbiamo definita, di Americo Di Benedetto. Fino ad oggi questa puntata era sostanzialmente già pronta, è però sbucato un quarto candidato per la lista Liber L'Aquila, Simona Volpe, e dunque da settimana prossima, almeno per le ultime puntate, proveremo ad avere quattro ospiti, uno per ciascuna coalizione. L'ultima è spuntata un po' a sorpresa e fino adesso non abbiamo potuto dargli lo spazio che evidentemente meritava. Chi c'è con noi questa sera per la coalizione di centrodestra? Ricominciamo in un qualche modo il giro delle liste dalla Lega e con noi c'è Fabrizio Taranta. Taranta, buonasera. Grazie, buonasera a voi. Candidato con il Carroccio, nonché assessore uscente della giunta Biondi. Al centro Sara Cecala, buonasera. Buonasera. Candidata anche di L'Aquila e Frazioni, una delle liste a supporto di Americo Di Benedetto. E poi c'è Silvano Cappelli, buonasera. Buonasera. Che invece è candidato con L'Aquila Nuova, la cosiddetta lista degli amministratori, a sostegno, una delle sei liste a sostegno di Stefania Pezzopane. Iniziamo da Taranta in quanto uscente e quindi le chiedo innanzitutto un bilancio di questi anni, Taranta. Beh, un bilancio da parte mia non può che essere positivo per tutta l'amministrazione Biondi, ovviamente, evidentemente per tutta la coalizione di centrodestra. La città è cambiata in questi ultimi anni notevolmente, credo che i nostri cittadini si siano resi conto di quanto la città è tornata ad essere viva, mi permetto di dire anche più ordinata e più pulita. Per quello che riguarda direttamente il mio assessorato, è evidente che ambiente, non, protezione civile tra le deleghe che lei detiene ancora. Esattamente. È ovvio che nell'arco di questi tre anni circa in cui ho avuto le deleghe assegnate dal sindaco Biondi non è stato possibile realizzare tutto ciò che c'era da fare, ma molto lavoro è stato fatto. L'Aquila, per fare semplicemente un esempio, è diventata, secondo la classifica del Sole 24 Ore, la terza città in Italia per numero di aree verdi attrezzate. Abbiamo riqualificato molti giardini della nostra città, per ultimo la villa. È stato fatto un lavoro importantissimo che va ad impreziosire ancora di più il nostro centro storico. La villa è un elemento caratterizzante della nostra città, è importantissimo, ha avuto sicuramente un nuovo valore ed è stata molto apprezzata. Non abbiamo lavorato soltanto sul centro città, ma abbiamo lavorato anche molto nelle frazioni. Questa amministrazione ha investito moltissimo su tutta la nostra città così definita territorio. Abbiamo lavorato sia per il verde, ma penso anche ai cimiteri, dove è stato fatto un lavoro importantissimo. In questi tre anni abbiamo investito circa 5 milioni per le manutenzioni straordinarie dei nostri cimiteri, di tutte e 19. In questo momento ci sono in corso i lavori di ampliamento di diversi cimiteri, penso a Filetto, penso a Santi di Preturo, ricostruzione di nuovi loculari come a Paganica, a Roio, un lavoro a 360 gradi che ci ha visto impegnati in questi tre anni, giorno per giorno, senza mai un attimo di sosta. Poi è chiaro che le difficoltà in campo dell'amministrazione sono sempre dietro l'angolo, non ci dobbiamo dimenticare che abbiamo vissuto gli ultimi due anni una pandemia che ha ovviamente caratterizzato un po' e condizionato quella che è l'azione dell'amministrazione. Un piccolo esempio, anche qui credo sia stata gestita in modo esemplare nella nostra città la pandemia. Siamo stati anche il primo comune in Italia a prevedere nel piano di protezione civile, che non tutti conoscono, ma è uno strumento importantissimo. Dovremmo sapere noi all'Aquila quanto sia importante essere pronti alla gestione di ogni emergenza. Sono decenni ormai che viviamo in continua emergenza e anche in questo caso siamo stati il primo comune in Italia a aver inserito nel piano di protezione civile comunale il rischio combinato pandemia e altra emergenza, ricevendo anche i complimenti del Dipartimento.
stiamo approfittando ovviamente del PNRR per tutta una serie di questioni. Le chiedo anche quello che c'è in progetto per i prossimi 5 anni. Taranta Cecala faceva riferimento alle frazioni, al lavoro, diceva che si è fatto anche nelle frazioni. Voi nascete come lista che vuole dare voce proprio alle frazioni, si chiama L'Aquila e Frazioni, più chiaro di così, insomma non si poteva. Per la coalizione di Americo Di Benedetto, qual è il vostro giudizio sulla politica dell'amministrazione Biondi per le frazioni? Io ho ascoltato l'assessore e qualche dubbio ho per quanto riguarda le... Altrimenti non ci sarebbero delle coalizioni, ma ovviamente. Ma vorrei entrare nel merito di qualche dubbio, soprattutto per, diciamo, la delega che gli è stata affidata. Parlava di ambiente. Diciamo, se volessimo parlare di macro aggregati, ambiente, cultura e diritti, che sento più vicini a me, l'ambiente è inteso come sostenibilità, ma non solo, come pulizia dell'ambiente, ma non è solo questo. Nelle frazioni il rapporto con il fiume, per esempio, è un rapporto intenso, cosa che io non ho mai sentito nessun protagonista della giunta uscente preoccuparsi. E le frazioni sono investite in prima persona, San Gregorio, Onna, hanno un rapporto con il fiume molto importante. Si parlava qualche anno fa del parco fluviale, ma sono state solo idee rimaste diciamo in aria. Questo vuol dire anche non dare l'opportunità a coloro che stanno lavorando, e parlo di giovani aziende agricole che sono risorte sul nostro territorio. Parlo di Paganica, di Onna, di San Gregorio. È molto interessante, probabilmente poche persone sanno che le nuove generazioni hanno ripreso questo contatto con la terra, con la terra che ci appartiene, quella proprio che sorge nell'agro accanto al fiume. E sapere che le acque sono infestate ancora dalla salmonella e non avere opportunità di irrigare crea un problema serio alle aziende agricole. Io recepisco molte istanze da parte sia di San Gregorio che di Paganica, perché i prodotti locali fondamentali che si stanno riprendendo dopo un po' di abbandono purtroppo hanno questa grande difficoltà, non riescono a superare questi ostacoli. Viene rimpallata sempre la competenza, il comune la rimpalla al consorzio di bonifica e viceversa, ma di fatto non si risolve mai. Questo va anche a fare il paio con tutte le situazioni collegate agli scarichi ancora abusivi, e quindi sia il fiume Aterno e coi suoi affluenti, il Vera, il Vetoio. Pensiamo alla Vera, che ha una riserva straordinaria ma che nessuno mai la frequenta. Sapere di avere un patrimonio così importante, perché ricordiamo che il fiume ha dato la genesi di questa città. Il Borgo Rivera nasce lì perché c'è l'acqua, e quindi pensare di non collegare le frazioni al territorio e alla città tramite un patrimonio che è il fiume Aterno, che lo attraversa partendo da Montereale fino a sfociare a Popoli e poi raggiungere il Pescara, attraversa un territorio che è assolutamente in uno stato di abbandono, non solo per quanto riguarda la nuova imprenditoria ma anche per un turismo sostenibile. Pensare di poter fare una passeggiata, un picnic, avere aree attrezzate vicino al fiume, cosa che ormai tutte le più grandi città europee, non solo, si sono preoccupati, è insomma abbastanza triste e deprimente. Pensare di poter solo andare in montagna ma non sentirsi appartenere a una realtà come quella fluviale, sapendo che non ci si può avvicinare, molto spesso il fiume non solo è invaso da ogni cosa, parlo di rifiuti di indifferenziati, dai pneumatici ai rami, e poi vediamo che cosa accade, le esondazioni, problemi e pericoli per la sicurezza idraulica e del nostro territorio. Su questo faremo rispondere adesso Taranta, prima però c'è Silvano Cappelli. Visto che si parla di territorio, insomma, la domanda anche a lei: è stato sindaco di San Demetrio, insieme a Luciano Mucciante, un altro sindaco del territorio, avete dato voi un po' la spinta alla costruzione di questa lista L'Aquila Nuova a sostegno di Stefania Pezzopane. Ecco, perché questa decisione di impegnarsi alle amministrative all'Aquila dopo l'esperienza che avete fatto nei vostri rispettivi comuni da sindaci? Ma proprio per questo, perché noi in qualche modo vogliamo mettere a disposizione della città la nostra esperienza, la nostra passione e tutte quelle competenze che abbiamo così maturato negli anni. Aver fatto il sindaco in un paese limitrofo, comunque dell'Interland aquilano, sicuramente aiuta una compagine che si vuole proporre alle elezioni, e in qualche modo noi vogliamo portare il nostro bagaglio di conoscenze e di capacità
che abbiamo profuso nel corso della nostra esperienza amministrativa. La nostra non è semplicemente la lista degli ex amministratori, ma è una lista civica che in qualche modo vuole rappresentare l'intera comunità. Al nostro interno ci sono liberi professionisti, ci sono imprenditori, ci sono persone che in qualche modo sono legate al mondo dell'associazionismo e del volontariato. Quindi abbiamo voluto rappresentare una lista a sostegno della candidatura di Stefania, che un po' rappresenta la comunità dell'Aquila a tutto tondo. Per quanto riguarda poi il nostro programma, portiamo avanti quelle che sono state anche le nostre idee da amministratori locali. Qua si è parlato delle frazioni. Noi non vogliamo parlare di frazioni, ma di borghi, la riqualificazione in senso più ampio del borgo, perché la frazione intesa come nel gergo tecnico è semplicemente un'appendice della città, invece non deve essere così. Chi vive nella frazione deve avere la stessa dignità, la stessa importanza di chi vive al centro storico, con la consapevolezza che vivendo in periferia ha delle peculiarità, ha delle condizioni diverse, ma quelle condizioni non possono essere penalizzanti rispetto a chi vive in città al centro storico. Dicevamo che fuori onda, adesso possiamo dirlo ai nostri telespettatori, che insomma è una campagna elettorale che ancora deve entrare nel vivo, però c'è questo tema delle frazioni che mi sembra sia abbastanza centrale stavolta anche rispetto al passato. Per lei, che è stato sindaco di un comune, ecco, l'idea di città-territorio come si costruisce? Ma questo è anche un altro elemento, è una cosa importante da portare avanti. Il nostro territorio è sempre stato caratterizzato dalla città dell'Aquila, che un po' è l'elemento centrale, poi la parte est e la parte ovest, che però è un tutt'uno. Pure la ricostruzione, non si poteva pensare alla ricostruzione dell'Aquila senza i paesi e viceversa. Noi comunque siamo una città-territorio, però lo dobbiamo essere anche nei fatti, non soltanto a parole. Io, da quando faccio l'amministratore, ormai è qualche anno, ho sempre sentito parlare di città-territorio, però nei fatti, secondo me, non si è mai costruito un elemento di congiunzione negli obiettivi, nelle proposte, nelle prospettive, perché comunque, secondo me, come è fatta geograficamente e come è fatto anche il nostro territorio, non si può pensare alla città dell'Aquila senza pensare ai borghi, alle frazioni, ma soprattutto anche ai comuni. E questo, mi ricollego a quello che diceva Sara, è importante anche dal punto di vista dello sviluppo strategico del turismo, ma soprattutto a quello che è una città-territorio dove sanità, il PNR, la cultura, lo sviluppo socio-economico deve andare tutto insieme, perché comunque abbiamo avuto nel corso degli anni una involuzione del nostro territorio. Noi facciamo parte delle aree interne, ma le aree interne soffrono una politica che le vedono sfavorite rispetto alla politica della costa e alla politica delle aree metropolitane. Io non dico che non bisogna pensare alle aree metropolitane, o comunque non bisogna pensarci come ci si è pensato. L'importante è che bisogna costruire un modello di sviluppo e di sostegno delle aree interne, certo, quindi anche della città dell'Aquila, complementare a quella, rivoluzionandolo, pensando a un modello proprio per le aree interne, proprio per le città dell'Appennino e dei paesi dell'Appennino. Questo bisogna farlo, e ci si riesce soltanto se il sindaco che vincerà le elezioni ci crede in questo progetto, ma ci crede nei fatti, trovando le soluzioni a problemi importanti. Taranta, le lascio ovviamente rispondere a Sara Cecala, che ha sollevato una questione, quella appunto del fiume, con tutto ciò che lei spiegava è connesso anche per lo sviluppo turistico, soprattutto economico, dell'Aquila intesa come città-territorio. E poi la porto sul tema che solleva Cappelli. Ci credete a quest'idea dell'Aquila città-territorio? Cosa si è fatto in questi anni e
come mai, secondo lei, questo tema delle frazioni oggi diventa così sentito in vista delle elezioni amministrative? Io, se mi permettete, tutti sanno, vivo in una frazione da sempre e le frazioni tornano ciclicamente nel momento delle elezioni. È stato detto prima, ammesso da lo stesso Silvano, che mai nulla si è fatto esattamente negli anni precedenti. Era un tema che aveva la sua centralità soltanto in questo momento, nel momento preelettorale, perché ovviamente le frazioni costituiscono anch'esse un bacino importante per poter poi ambire a tutto ciò per cui noi siamo qui. In questi anni qualcosa davvero è stato fatto, abbiamo cercato di portare, di dare alle frazioni quell'aspetto e quella, come dire, cercare di avvicinare le frazioni all'Aquila perché spesso sono state lontane. Faccio un piccolo esempio, la prima scuola ricostruita nel nostro comune dopo il terremoto è la scuola di Arischia, si parlava degli aspetti culturali, la perdonanza, che è una delle manifestazioni più importanti, riconosciuta anche patrimonio immateriale dell'UNESCO, l'abbiamo portata per la prima volta nelle frazioni, sono stati creati degli eventi a Paganica e L'Aquila, ci sono degli aspetti, la cura delle frazioni, la manutenzione, prima parlavo dei cimiteri, sembrano forse aspetti secondari ma non lo sono, spesso si parla soltanto di grandi progetti, ma i cittadini delle frazioni hanno bisogno anche del quotidiano ed è secondo me dal quotidiano che bisogna partire per poter dare e offrire alle frazioni quelle potenzialità che sono in grado, saranno in grado di esprimere sicuramente di fare della nostra città una città davvero importante, perché è chiaro, la città senza le frazioni non è nulla, così come le frazioni senza la città non sono nulla, quindi è inevitabile che vengano vissute come un corpo unico e considerate e viste dall'amministrazione comunale come un corpo unico, è fuori da ogni dubbio. Io credo che anche nelle frazioni i cittadini si siano resi conto di una maggior attenzione e cura di questi aspetti in questo nostro mandato. Per quanto riguarda invece la questione delle acque, ovviamente si faceva riferimento alle competenze, non è sicuramente un fattore secondario, perché ricordiamo che i corsi principali sono gestiti dalla Regione, il Comune ha la manutenzione e la gestione soltanto dei corsi secondari, per quanto invece riguarda i canali irrigui sono di competenza del Consorzio di Bonifica. Devo dire però che forse Sara è stata un po' distratta, come lo siamo tutti, da questa campagna elettorale, ma proprio in questi ultimi mesi, a seguito di un bando della Regione Abruzzo per i contratti di fiume, perché L'Aquila è capofila del contratto di fiume della Terno, abbiamo vinto come amministrazione comunale, partecipato a questo bando ottenendo un finanziamento di 70.000 euro per la redazione del programma di attuazione e di sviluppo del contratto di fiume. Si era bloccati prima per mancanza di fondi, era stata costituita soltanto la cabina di regia, abbiamo fatto diversi incontri con tutti i comuni che sono attraversati dal fiume Terno per definire quelli che sono gli interventi da dover inserire all'interno del piano strategico e che quindi è propedeutico poi alla realizzazione di quegli interventi che andranno a modificare la situazione, a migliorare la situazione ed eliminare, speriamo presto, tutte quelle situazioni di pericolo, si parlava di esondazioni, di sporcizia e cose del genere. Devo dire che in questi anni noi ci siamo occupati investendo circa 350.000 euro in 2 anni per la manutenzione dei nostri di competenza comunale, fossi e corsi d'acqua, andando a mitigare quello che è il rischio idrogeologico su gran parte delle frazioni, penso a Sassa dove l'abbiamo fatto ultimamente, abbiamo lavorato a Piazza del Sabatino, lavoreremo in questi giorni sostituendoci al consorzio di bonifica come abbiamo fatto già in passato sui canali irrigui di Paganica e di Tempera, della zona tra Paganica e Tempera. Anche questa è un'attenzione che diamo alle frazioni andandoci a sostituire a chi avrebbe le competenze per andare a risolvere quei problemi. E poi volevo aprire anche una piccola parentesi sulla riserva del Vera che è stata appena nominata. Noi abbiamo deliberato in giunta soltanto, credo un paio di settimane fa, un accordo con l'amministrazione separata di Tempera. Anche qui c'è un rapporto indipendentemente dalle figure, dai singoli, diciamo così, ma un rapporto tra le varie istituzioni
dell'Aquila come città e delle amministrazioni separate molto proficuo in questi anni, che ci ha portato a, ad avere molti cambiamenti. Si diceva prima che molti giovani si sono avvicinati, riavvicinati alla terra, per esempio sul campo delle assegnazioni, dei pascoli, dell'uso civico. Abbiamo intavolato insieme alle amministrazioni separate del nostro comune un programma e una serie di interventi che ha portato ad uniformare quelle che sono le assegnazioni, cercando di renderle più eque e dare a tutti gli allevatori del nostro territorio pari condizioni. Dicevo prima della riserva del Vera, questa collaborazione, abbiamo istituito questa collaborazione attraverso una convenzione per dei lavori di 40.000 euro stanziati dalla regione per la riserva insieme all'amministrazione separata, per andare a intervenire lì dove necessario in totale accordo con l'amministrazione. E dicevo, non solo è un segnale di interesse e di attenzione, ma è anche rendersi conto che poi gli interventi sul territorio vanno definiti da chi quel territorio lo vive quotidianamente. Vediamo se Sara Cecala è soddisfatta di quello che ha detto l'assessore. Beh, molto poco, perché per sua stessa ammissione l'assessore Taranta ha detto che solo l'ultima settimana, solo due settimane fa, solo un mese fa, si parla di accordo di fiume, si parla della riserva. Quindi questi accordi non si fanno a ridosso delle elezioni, come non si asfalta la casa anche di... Però se mi permettete, non interrompiamo, altrimenti le persone si vuole banalizzare un discorso diverso. Sara, io non mi permetto di banalizzare, perché so bene come funzionano le amministrazioni, però so bene anche che senza l'impegno, diciamo, proficuo e continuo, ci si riduce sempre al ridosso del fine mandato per dire adesso stiamo facendo, stiamo operando. Questo mi sembra abbastanza ingiusto nei confronti di chi invece è da 5 anni che aspetta delle soluzioni. Sentivo anche il discorso, cimiteri, lo lascio correre se non faccio un piccolo prologo legato al fatto che qualche giorno fa ho visto immagini dei cimiteri dove lo sfalcio dell'erba, questa sconosciuta, valga lo stesso per i MAP. Prendo l'occasione per parlare di un aspetto importante che questa amministrazione ha assolutamente disertato. Voi conoscete i MAP come moduli abitativi provvisori, che sono stati proprio gestiti e insediati all'interno delle frazioni, affinché, diciamo, la frazione non rimanesse spopolata. Quindi, come a San Gregorio, come a Onna, sono molto vicini all'ex, al centro storico in sé. Ma nessuna manutenzione in questi 5 anni è stata mai fatta. Recito, il pronunciamento di una sentenza, grazie, all'intervento della sottoscritta. Mi spiace che devo parlare di questo, però fondamentalmente è collegato a eventi che sono cogenti. Dopo oltre 7 anni, quindi dal 2015, abbiamo recepito le istanze dei condomini, tra virgolette, che non sono condomini, adesso spiegherò, dei MAP, visto che l'amministrazione comunale aveva inteso chiedere spese condominiali straordinarie, spurgo delle fognature, manutenzione tetti, a coloro che nei MAP fondamentalmente non hanno mai ottenuto questa tipologia di manutenzione. Tanto più non spetta, ai conduttori, ma spetta al locatore fare questi interventi. Quindi l'Altarra ha condannato il comune, annullato questa delibera, proprio perché il comune dell'Aquila in questi 5 anni non ha fatto altro che reiterare questo provvedimento, che era ovviamente illegittimo. Faccio un altro esempio: parlava della perdonanza diffusa. Anche questo mi fa un po' sorridere, perché in 5 anni la perdonanza diffusa si è stabilita a Paganica per caso, la scorsa edizione, ma per un evento. Fondamentalmente le frazioni sono 52, quindi Paganica è certamente una frazione a cui tengo molto, perché è il mio territorio. Se devo andare in farmacia vado a Paganica, quindi conosco bene la mia realtà. E questo non vuol dire fare perdonanza diffusa. La perdonanza e il significato della perdonanza non si può racchiudere ancora in una settimana di eventi. Questo perché il perdono nutre il mondo, il perdono, no, che sono temi che riguardano tutto l'anno, dovrebbe permettere questa amministrazione di condividere tutti gli eventi, non solo all'interno della settimana tra virgolette santa, ma creare un percorso virtuoso con le piccole realtà, quindi con le frazioni e anche l'Interland, perché anche il territorio aquilano, le periferie, sono comunque fuori da questi circuiti.
seppure le associazioni, come sapete, all'Aquila fanno un lavoro encomiabile. Il grosso della cultura aquilana è in mano a 100-120 associazioni culturali che vivono di fondi propri, in parte, e qualche piccolo contributo. Vengo anche a questo. A mio parere... Un secondo, perché siamo in pubblicità. No, no, prego, prego. Dico, se può chiudere un secondo, okay. Parliamo in pubblicità. Mi scuso, non volevo interrompere. Dicevo, le associazioni che hanno, diciamo, una rilevanza fondamentale, a parte le grandi istituzioni importanti, la Sinfonica, la Barattelli, il teatro, le micro associazioni sono quelle che tengono vive anche le piccole frazioni. Peccato che quando si chiede un contributo, e lo si chiede, diciamo, con congruo anticipo perché si rispetta il regolamento, questo contributo viene concesso almeno dopo 8-9 mesi. Pensare che un'associazione possa realizzare un evento e garantirsi, diciamo, un contributo postumo, sapendo che non può contarci fondamentalmente, perché 9 mesi sono un'eternità, diventa un po' poco credibile che questa associazione abbia dato importanza alla cultura. Andiamo in pubblicità, come sentite, insomma, siamo entrati piuttosto dentro alcuni temi, ci torniamo fra pochissimo, veramente qualche minuto, e poi qui a Polis con Fabrizio Taranta, Sara Cecala e Silvano Cappelli, proprio da Silvano Cappelli ripartiremo, a tra pochissimo. Eccoci qua di nuovo in onda con Polis, il nostro approfondimento politico settimanale, a questo punto verso le elezioni amministrative dell'Aquila. Questa sera con noi ci sono Fabrizio Taranta della coalizione di centrodestra, assessore uscente candidato con la Lega, Sara Cecala, che invece è candidata con la lista L'Aquila e Frazioni per Americo Di Benedetto sindaco, e Silvano Cappelli, lista L'Aquila Nuova per Stefania Pezzopane. Cappelli, dicevamo, la vostra detta lista degli amministratori in realtà è una lista civica che rappresenta tutta la comunità. Si candida a rappresentare la comunità. Volevo chiederle questo: per lei, che le campagne elettorali fino adesso l'ha sempre fatte a San Demetrio, che impressione ha avuto finora della campagna elettorale all'Aquila, quali le criticità, e i cittadini cosa vi chiedono? Ma innanzitutto è tutta un'altra cosa, il contesto è totalmente diverso, quindi non è possibile paragonarlo all'elezione o alla campagna elettorale di un piccolo paese. Però le esigenze dei cittadini sono le stesse. Se si va per le frazioni, mettono in evidenza quelle che magari non sono state le attenzioni, gli imprenditori mettono in evidenza altri aspetti che sono legati magari a tutte le questioni legate alla ricostruzione. C'è il problema della sanità aquilana, quindi i settori sono svariati e le problematiche sono svariate. Quindi è la normalità delle cose. Una città come l'Aquila, dopo il terremoto, dopo la pandemia, sicuramente è un sistema sociale ed economico complesso. L'importante è che chi amministra e chi deve amministrare i prossimi 5 anni sarà in grado di mettere in campo tutte quelle soluzioni che magari portano la città verso un futuro migliore. Da quello che è stato detto, la perdonanza per noi, per l'Aquila, per il territorio aquilano, è una parte importantissima. Cioè, la perdonanza dell'Aquila è un elemento della città, identitario della città. Quindi sulla perdonanza bisogna costruire un progetto dell'Aquila, come diceva pure Sara, non soltanto legato al periodo della perdonanza stessa, ma bisogna costruire qualche cosa di importante, legato anche allo studio su quello che vuol dire la perdonanza, su quello che è la perdonanza da un punto di vista anche religioso, quello che è stato la perdonanza storicamente per l'Aquila e quello che potrebbe essere anche la perdonanza in un contesto più ampio, legato anche ad un richiamo turistico, perché il richiamo turistico per il mese di agosto sicuramente è importante, ma potrebbe essere costruito intorno a questo evento una cosa molto più importante. Pensiamo alla pace, il tema della pace è legatissimo alla strettissima attualità, ovviamente. E quindi perché non costruire un discorso sulla pace
nel mondo. Forse la venuta di Papa Francesco... ce lo auguriamo. L'amministrazione gli sta lavorando. Poi... Ce lo auguriamo tutti perché è un elemento importante, mette in evidenza ancora di più quello che sto dicendo. Il Papa che si muove per la perdonanza aquilana vuol dire che questo per lui è un elemento, è un evento importantissimo. E allora a quel punto ci si deve lavorare con tutte le nostre forze, ma in un contesto più ampio rispetto a quello che è stato. Per carità, bellissima manifestazione, ma riduttiva da altri punti di vista. Cappelli, visto che insomma, Biondi ha una storia che è un po' è paragonabile alla sua, no? Nel senso che Biondi diventa sindaco dopo che però è stato amministratore in un comune, tra l'altro vicino a San Demetrio, a Villa Sant'Angelo. Da sindaco a sindaco, ovviamente il giudizio immagino non sia così positivo visto che lei si candida con un'altra coalizione, ma che cos'è che è mancato in questi 5 anni secondo lei? Allora, innanzitutto io mi candido per rappresentare una parte politica diversa da quella in cui milita il candidato sindaco, quindi rispetto a questa cosa io voglio portare la mia esperienza. La critica fondamentale è che io mi ricordo bene 5 anni fa l'amministrazione di centrodestra o il candidato di centrodestra ha battuto su alcuni punti fondamentali: la ricostruzione, l'abbandono delle periferie, ci si è fatta anche una campagna ad hoc sui cimiteri. Io mi sarei aspettato un impegno, come diceva anche Sara, dal giorno dopo su quei temi fondamentali che lo hanno portato a vincere le elezioni. Alcune cose sono state fatte, perché le amministrazioni quando lavorano, quando si mettono in campo, è ovvio che fanno del tutto per raggiungere gli obiettivi, ma soprattutto per soddisfare le esigenze della gente. Però se noi andiamo a vedere la ricostruzione di alcune frazioni, mi viene in mente Tempera, sta al palo, Paganica più o meno sta alle stesse condizioni, i cimiteri si sta intervenendo adesso, ma rispetto a come si era proposta la campagna elettorale di 5 anni fa, io mi sarei aspettato dal giorno dopo impegnati sulla ricostruzione dei cimiteri. E poi la prospettiva verso il territorio. Io mi sarei aspettato, avendo avuto l'esperienza in un piccolo comune e avendo sofferto insieme la lontananza con il capoluogo di regione, perché in quel periodo, io parlo degli anni successivi al terremoto, a noi ci è mancato in qualche modo un rapporto di collegamento tutti quanti insieme, il terremoto della città territorio. Io mi sarei aspettato una mano tesa verso il territorio ed un progetto per il territorio e il Comune dell'Aquila. E questa cosa non c'è stata. Vediamo cosa ne pensa Taranta e poi le chiedo, Taranta, lei ovviamente fino adesso ha rivendicato le cose che l'amministrazione ha fatto, che cosa invece c'è ancora da fare? Dal giorno dopo le elezioni, qualora gli aquilani vi appunto daranno la possibilità di un secondo mandato, su cosa bisogna intervenire e su cui ancora non si è fatto abbastanza? Sì, se posso prima vorrei approfondire due o tre temi che sono stati toccati. Si parlava della perdonanza e è stato detto sostanzialmente che si doveva pensare di fare ciò che realmente sta accadendo, nel senso la visita, la probabile visita di Papa Francesco, è perché si è riusciti a dare in questi anni alla perdonanza una dimensione completamente diversa rispetto a quella che aveva fino a qualche anno fa. Il riconoscimento come patrimonio immateriale dell'umanità ha giocato il suo ruolo fondamentale, ma si è riusciti a fare della perdonanza un evento che non è legato soltanto a quella settimana della fine di agosto, ma un qualcosa che caratterizza completamente la città, e la probabile visita di Papa Francesco è una testimonianza. È stato presentato proprio in questi giorni il museo della perdonanza che sorgerà in città a breve.
Questo è un lavoro che si sta facendo, le presenze turistiche nella nostra città sono aumentate, è stato rappresentato soltanto qualche giorno fa dall'assessore Aquilio quello che è successo in questi anni, dal 2017 ad oggi le presenze in città di turisti sono aumentate del 58%. Questa è una città dove prima del 2017 non esistevano neanche le indicazioni turistiche. È un lavoro enorme che è stato portato avanti in questi anni e che oggi trova il suo punto di caduta. Chiunque conosce un minimo l'amministrazione sa che da quando si comincia a lavorare su un progetto, al momento in cui quel progetto si vede realizzato, passa necessariamente un certo numero di giorni, di settimane e di mesi, perché la pubblica amministrazione funziona per atti e bisogna compiere tutti i passaggi necessari affinché l'idea si trasformi in un qualcosa di concreto, di reale, di tangibile per i cittadini. Questa amministrazione ha lavorato in questi 5 anni, ha portato avanti dei progetti, ha prodotto atti che oggi portano ad avere determinati effetti sulla nostra città, effetti tangibili e concreti. Non è vero che si sta, questo io vorrei sfatare un attimo questo mito del a ridosso delle elezioni, perché oggi noi dovremmo bloccare l'amministrazione, gli ultimi 6 mesi dovrebbe essere tutto fermo, no, questo, come ripeto, è il momento in cui si realizza tutto ciò che nel corso degli anni, che nel corso degli anni si è programmato, ed è inevitabile che sia così. Mi faccio rispondere, si diceva, perché so che stavano un po' bugugnando, lo dico ai telespettatori, però non interrompiamo. Però è un dato di fatto, porto un altro piccolo esempio, si parlava di cimiteri e comunque del culto dei morti. In questa città non esistevano neanche le bacheche per le affissioni funebri, le abbiamo installate da un anno a questa parte. I manifesti funebri venivano attaccati in ogni dove per la città ed era una mancanza di rispetto nei confronti delle famiglie, nei confronti dei deceduti, e ovviamente era una questione indecorosa per la città. Quindi il punto di partenza era un punto di partenza così complicato che era impossibile veder realizzato tutto in due giorni. Un minuto, cosa bisogna fare? Soltanto una cosa, perché si parlava, perché siamo, sì, no, perché si parlava di erba questa sconosciuta, visto che insomma riguarda direttamente il settore. E che sarà cicala, va sulle deleghe di Taranta, me lo stuzzica, ovviamente. Volevo solo, veloce, però, sì, solo rendere l'idea di quello che succede. L'erba ovviamente cresce su tutto il territorio nello stesso momento, non è, si diversifica per punto. Noi abbiamo come città 2 milioni di metri quadrati di verde da curare, tra parchi, giardini, progetto case, MAP e verde cittadino e cimiteri. 2 milioni sono un'enormità. Noi siamo riusciti quest'anno, in particolare in 2 settimane, a tagliare e a mantenere il verde cittadino per quasi 1,5 milioni. Credo un lavoro importante che va sottolineato, perché è fisiologico che nel giorno in cui inizi a tagliare l'erba, al giorno in cui finisci, l'ultima parte è inevitabilmente l'erba si è alzata, ma questo in 10 giorni, 15 giorni, un lavoro del genere, vi garantisco che è una cosa enorme. Era Sara Cegala, perché l'ho vista un po' che fremeva. No, era ovviamente un esempio l'erba, perché la manutenzione, quella più visibile, può essere l'erba, può essere non il ricambio dei secchi dell'immondizia che giacciono lì, soprattutto quando arriva il primo caldo, diciamo i fiori secchi, che non sono secchi ma marciscono, molto spesso sono, no, motivo di fastidio per chi si reca a trovare i propri cari. Hanno parlato dei cimiteri delle frazioni più di me, e adesso parlo del cimitero dell'Aquila. Allora, che vogliamo dire del cimitero dell'Aquila? Magari parliamo anche d'altro. No, vabbè, ma non perché parleremo anche d'altro, però il cimitero dell'Aquila, che è uno dei più bei cimiteri che esistono, perché è un cimitero monumentale. Se vi capita, fate un giro, perché lo ritengo un posto straordinario. Adesso non mi prendete per quella che ha, diciamo, sensibilità, no, certo, collegate, no. Ma ci sono delle tombe storiche fantastiche. Tra l'altro, alla presentazione del libro mi sono occupata di verificare quali sono. Ci sono, la Domia Bonanni è deposta nel nostro cimitero. C'è una parte completamente inagibile, la parte più storica, la parte più bella è completamente inagibile. Quindi dire che si è
fatto per i cimiteri, per le frazioni. Insomma, veramente mi resta difficile non controbattere e della perdonanza, insomma, è evidente a tutti che questo, diciamo, questo riconoscimento non è proprio frutto di questa amministrazione, ma insieme alla perdonanza ci sono altri due riconoscimenti importanti, la transumanza e l'alpinismo, cose sconosciute ancora a questa amministrazione. Ma parliamo dello sport, perché non ne abbiamo ancora parlato, un altro diritto che riguarda anche la salute, perché grazie alla nostra Costituzione sappiamo che il diritto alla salute è tutelato, e grazie allo sport, che si inizia da bimbi, si inizia ad adulti, questo diritto deve essere davvero esercitato. L'Aquila vanta degli atleti che purtroppo abbandonano le società aquilane per recarsi a quelle di Teramo o addirittura a Rieti. Rieti ha degli impianti sportivi maggiori, più importanti a livello nazionale. L'Aquila non ha neanche un pistino, detto in gergo, perché si chiama così, un pistino di atletica coperto. Quindi com'è possibile, come fanno le mamme a portare i propri bambini a fare atletica tutto l'anno? È impossibile, da ottobre ad aprile l'atletica all'Aquila non si può fare. Stiamo parlando di somme irrisorie rispetto al vantaggio che questa città, la città dello sport, la città della cultura, fondamentalmente non lo ha ancora dimostrato in questi ultimi 5 anni. Sara Cecala, in un minuto, perché siamo in chiusura e poi dobbiamo andare anche da Silvano Cappelli. Lei si candida con Americo Di Benedetto. Quali le parole chiave per voi? Quali le priorità se domani gli aquilani dovessero accordarvi appunto l'onere e l'onore del governo cittadino? Il ricongiungimento con le frazioni. E non lo dico perché abito alle frazioni, perché io lavoro qui in città. Perché un territorio senza la propria storia, sono stati borghi, no? I 99, tra virgolette, castelli, quelli che hanno fondato questa città. Quindi la città merita di essere restituita. E lo dico anche perché se la perdonanza avesse avuto in questi anni tutela e valorizzazione delle frazioni, avrebbe impegnato i propri fondi anche per location fantastiche come la Madonna d'Appari a Paganica, Santa Giusta a Bazzano, che è un'opera architettonica straordinaria, a parte il culto religioso che lo lasciamo da parte. Quindi ci teniamo, i giovani nelle nostre liste si sono candidati, non solo siamo 19 donne contro 13 ometti, quindi questo mi nella pare lista L'Aquila e Frazioni. L'Aquila e Frazioni, parlo della mia lista. Ma ci sono anche tanti giovani, abbiamo due ragazze che frequentano ancora l'università, che hanno un entusiasmo di poter ritrovare quella connessione tra l'università, l'Ateneo. Io sono consigliere dell'AZU e vi posso dire, e chiudo così, 9 mesi per avere il certificato di agibilità dal Comune dell'Aquila per poter riaprire il polifunzionale del Canada, mi sembra che fa il paio di tutto quello che finora ho detto. Stessa domanda a Silvano Cappelli: qualora domani la Pezzopane dovesse essere sindaco dell'Aquila, sindaca anzi, quali le priorità? Lo sviluppo della città dell'Aquila con il territorio, fare un tutt'uno, la città-territorio, perché non ci può essere sviluppo e prospettiva per l'Aquila senza dimenticarsi i comuni e le frazioni. Le frazioni devono diventare dei luoghi, dei borghi dove poter vivere e devono poter essere attrattivi come la città dentro le mura. Dopodiché posso permettermi, certo, di dire una cosa all'assessore. Io sono solidale con tutti gli amministratori indipendentemente dal colore. Perché conosce la sofferenza. Perché effettivamente fare l'amministratore è un mestiere difficile, perché i cittadini tante volte non capiscono le difficoltà, però c'è da dire che l'amministrazione Biondi ha ricevuto un patrimonio di lavori, finanziamenti e interventi già predefiniti e prefissati, che loro alcune volte non hanno fatto altro che tagliare il nastro. Quindi alcune cose bisogna riconoscerle alla passata amministrazione, tante cose bisogna riconoscerle alla passata amministrazione. Loro dovevano aggiungere una prospettiva di futuro alla città che non c'è stata. Sviluppo socio-economico e lo spazio all'università e ai giovani, che in questo momento sono il futuro di questa città. Se noi non pensiamo a questi due elementi, secondo uno studio di Sole 24 Ore, scusate, non lo sapevo, non volevo aiutarla, ma lo sapeva Sara Cecala, la città dell'Aquila fra qualche anno diventerà una città da 35.000 persone, questo non ce lo possiamo permettere.
Chiudiamo con Taranta, però mi deve promettere, lo so che vuole rispondere, ma veramente 10 secondi perché purtroppo non c'è più tempo. Volevo ricordare, solo si è parlato di università, il collegio di merito, la prospettiva di questa città, la scuola di formazione dei vigili del fuoco, del collegio servizio civile, del servizio civile universale, della pubblica amministrazione, insomma. Si sta dando una prospettiva a questa città che è tornata ad essere attrattiva da un punto di vista turistico, da un punto di vista culturale e soprattutto come polo di formazione. Mi dica cosa c'è ancora da fare, non mi ha risposto prima. Da fare c'è ancora molto, noi abbiamo programmato tutta una serie di interventi che vanno portati a conclusione, penso non so, la pavimentazione del centro storico, la ricostruzione del Ponte Belvedere come opere infrastrutturali, veder realizzate appunto questo centro di formazione e dare un impulso ancora più forte alla nostra città affinché chi vive nella nostra città possa vivere delle bellezze e del grande patrimonio che la nostra città offre. Velocissimo, stavolta è stato bravo Fabrizio Taranta, la ringrazio molto, grazie per essere stato con noi, all'assessore Fabrizio Taranta, grazie a voi. Candidato con la Lega alle prossime elezioni amministrative per la rielezione, auspicato ovviamente dal centrodestra, del sindaco Pierluigi Biondi. Grazie mille a Sara Cecala della lista L'Aquila e Frazioni, che invece è a sostegno della candidatura a sindaco di Americo Di Benedetto. Grazie a Silvano Cappelli, lista L'Aquila Nuova, che invece è nella coalizione di centrosinistra a sostegno di Stefania Pezzopane. Grazie per essere stato con noi. Lo dicevamo in apertura, lo ribadiamo, la quarta candidatura a sindaco ci ha un po' colto di sorpresa. In queste settimane abbiamo sempre avuto un rappresentante del centrodestra, uno del centrosinistra e uno della coalizione di Benedetto. Già da settimana prossima ovviamente daremo il dovuto spazio anche alla quarta lista, Liber L'Aquila, che esprime una sua candidatura a sindaco per le elezioni del 12 giugno. Grazie mille per averci seguito e buonanotte.